siamo circondati dai palazzi, però come, almeno come struttura siamo sopravvissuti. Adesso noi andiamo al di là, vari c'è tutto prato, zone di Milano, e una zona così non esiste, dove non si è edificato. La nostra è un'azienda che è agricola e anche agrituristica, nel senso che abbiamo allevamento di bestiame, coltiviamo cereali e foraggio che servono per alimentare i nostri animali, e in più abbiamo integrato l'attività con l'attività agrituristica, facciamo pensione per cavalli, cioè ospitiamo cavalli di privati, li puliamo, li diamo da mangiare, facciamo attività didattiche, ricreative e culturali. Quindi abbiamo assunto una, diciamo, una multifunzionalità aperta alla città, perché Milano è il secondo comune agricolo d'Italia dopo Roma, con 3.000 ettari di terreno coltivato. A Milano ci sono ancora circa 100 aziende agricole da scoprire per chi non lo sapesse. Milano nelle nove zone, Milano città, quindi infatti questi eventi delle piscine aperte servono e sono finalizzate proprio a far a valorizzare, sostenere, far scoprire l'attività agricola che Milano ha, perché non è un'attività agricola maritima, ma sono aziende agricole proprio attive tra l'altro. Noi da due anni ci siamo riunite nel distretto agricolo milanese, SAM, ci siamo proprio consacrate con il riconoscimento della regione, siamo diventati un distretto agricolo. Adesso io questa mattina vi accompagnerò a bimbi, io mi rivolgo più ai bambini, ce ne sono tanti. Innanzitutto vi ringrazio di aver accettato l'invito e di essere venuti nella nostra azienda, e vi accompagnerò in un bellissimo viaggio, scopriremo questa fattoria, conosceremo tutti gli animali che vivono qua, come si chiama la loro casa, cosa mangiano, cosa ci regalano, così vedrete quanti animali che vivono qua, e ogni animale con la sua voce, col concerto della fattoria, ci vuole salutare, perché sono felice anche loro di avervi tra di voi. Siete pronti?